la pace è in piazza perché la guerra va fermata, la pace si fa col nemico, bisogna avviare un negoziato senza ambiguità, senza equidistanze. Noi siamo dalla parte del popolo ucraino, ma questo non vuol dire che non dobbiamo cercare con realismo la pace. Ieri il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Capondragone, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera che i territori presi dai russi non possono essere riconquistati, serve realismo per una pace giusta che eviti ulteriori sofferenze al popolo ucraino, ulteriori distruzioni, ulteriore sofferenza anche a lavoratori e lavoratrici europee, a tanti popoli dell'Africa che sono sempre più in difficoltà. Da questa piazza arriva un messaggio che il governo italiano e i governi europei devono raccogliere per affermare un percorso di pace.